Buongiorno a tutti. Trovare i divisori di un numero con r-r fratto n. Radice quadrata di n è il valore massimo necessario per verificare se un numero è primo. Questa formula qua l'ho ricavata utilizzando r, intendo il risultato dell'operazione precedente, e n è la sequenza di numeri interi. Metodo per verificare quali divisori interi possiede un numero, risparmiando in potenza di calcolo e numero di calcoli. Cerco costanti utilizzabili per individuare numeri primi. Riscrivo un attimo qui il dato. La potenza di calcolo la riduco riducendo il valore da analizzare ad ogni operazione, utilizzando il risultato e la differenza angolare tra le operazioni con un metodo creato tempo fa. I dati che utilizzo sono 2, 6, 12, 20, 30, 42, eccetera, che sono dati da n-n fratto 1 per 2, meno n fratto 2 per 3, e via così. In sostanza utilizzo sempre il risultato che ottengo, eseguo un'operazione che praticamente mi esegue, riduco il numero che analizzo. In sostanza parto da 312, poi il risultato successivo è 156, poi 104, 78, 62,4 e via così, cioè riduco il numero che vado ad analizzare con ogni operazione. Allora faccio un esempio. Un numero che è divisibile per 2 dà come risultato un valore che, se moltiplico per 2, mi trova il numero che sto verificando. È così anche su tutti gli altri divisori, quindi il numero di calcoli necessari per trovare i divisori di un numero dovrebbe essere simmetrica da metà del numero di operazioni che dovrebbero servire a trovare tutti i divisori, cioè se vado ad analizzare il 312 dovrebbero servirmi 156 operazioni per verificarmi dove sono i divisori di 312. In realtà non è del tutto vero, perché il centro di queste operazioni è la radice quadrata di n, che è il valore che divide il quantitativo di divisori possibili simmetricamente da una parte all'altra. Poi spiego perché dovrebbe essere così. In sostanza io dico 312, questi sono tutti i divisori di 312, cioè 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 24, 26, 39, 52, 78, 104, 156. Questi divisori, essendo in sostanza 312 fratto 1 mi dà 312, 312 per 1 mi dà 312, 312 diviso 2 mi dà 156, 156 per 2 mi dà 312, 312 diviso 156 mi dà 2, così su tutti gli altri numeri, quindi dovrebbero bastarmi solo questi numeri qua. Quindi per determinare se un numero è primo o divisibile basta utilizzare la radice quadrata di n come numero di calcoli necessari, cioè quelli che basterebbero a trovare la metà dei possibili divisori di un numero. Sostanza, secondo me è la radice quadrata di n il valore che dovrebbe dividere in due i divisori di un numero. Adesso provo a spiegare perché, cioè non è la media o altre ipotesi di tra 13 e 14, tra 13 e 24 che sono i due divisori centrali, fratto 2 che risulterebbe 18,5. E ora provo a spiegare il perché. Qui indico che appunto secondo me basterebbe trovare o 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13 oppure gli altri. Secondo me basterebbero anche gli altri perché sono più facili da trovare con meno calcoli. In sostanza 312 fratto 2 facendo 56, quindi dovrei verificare 156 operazioni. Io voglio verificare solo la metà, quella più semplice, quindi dove bastano meno operazioni, questa qui sotto. 312, 156, 104, 78, 62,4, 52, fino ad arrivare a 24. Quindi mi bastano queste operazioni qui, quelle sotto 17,66, sotto questo quantitativo di operazioni. Mi bastano queste operazioni qua, quindi, per ricavare è per poter capire se un numero è divisibile o se un numero è primo. Il numero di divisori necessari per dare come risultato 1 sono il quantitativo del numero analizzato con questo metodo. Quindi anche se in teoria si dovrebbero testare da 1 alla metà dei valori di n, in realtà per verificare i numeri primi serve la radice quadrata di n come numero di operazioni sequenziali per verificarne la primalità. Cioè con meno calcoli vorrei verificare se un numero è primo o divisibile. La radice di n ho dedotto che è quello il numero di calcoli necessari da... Allora, nei video precedenti spiego che cosa intendo per modulo e i vari dati che utilizzo per crearlo. Il modulo che ottengo è speculare in asse x, il classico fratto 2, ma tralascio questa parte. I dati utilizzabili per ricavare questo grafico sono semplicemente i numeri in sequenza, in asse x, e in asse y la stessa cosa fino ad infinito, ma da ogni riga evidenzio i numeri della corrispondente tabellina. Qui ho fatto un mini grafico per far capire cosa intendo. In sostanza metto i numeri in sequenza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, così su varie righe, e ad ogni riga evidenzio la tabellina. Quindi 2, 4, 6, 8, 10, 3, 6, 9, 12 e via così. In asse y, unendo le varie caselle evidenziate, iniziando dallo 0, quindi inserisco lo 0, ottengo degli angoli che iniziano da sinistra a destra, cioè da di qua a di qua ottengo degli angoli, con 0 in alto a sinistra appunto, dove dallo 0 si ricavano degli angoli utilizzando delle rette che passano tra tutti i numeri. In sostanza, collegando tutti questi valori, noto che posso creare delle rette. Ottengo così delle costanti che sono utilizzabili per ricavare tutti i divisori interi tramite i gradi dei vari angoli. E con questo metodo qui utilizzo praticamente queste rette e i vari angoli con r meno r fratto n. Queste costanti mi indicano in che posizioni un numero può essere divisibile per un numero intero. In sostanza, queste rette qua, io potrei andare avanti fino a infinito, a seconda del valore che vado ad analizzare, l'n, quindi se voglio andare ad analizzare 4, sempre le stesse rette passano per questi numeri, cioè infinite rette, però quelle che servono a me sono da 0 a 1 in più. Cioè da 1 al numero che sto verificando, quelle da 0 a 1 in realtà non mi servono. Allora, dove sono arrivato che mi sono perso un po'? Queste costanti mi indicano in che posizioni un numero può essere divisibile per un numero intero, cioè la differenza angolare è costante da questa a questa retta a questa retta, sempre gli stessi gradi all'angolo, quindi vado ad utilizzare questa differenza angolare su qualsiasi numero, e queste costanti mi indicano in che posizione un numero può essere divisibile per un numero intero, cioè nella differenza angolare mi indica dove può essere divisibile, perché sempre le rette passano sempre per quei punti là. Da qui utilizzo le costanti ottenute da questi angoli e ricavo la formula r meno r fratto n. Dati ricavati da 2, 6, 12, 20, 30, 42, eccetera, che sarebbe n meno n fratto 1 per 2, meno n fratto 2 per 3, e via così. Semplificata ulteriormente, ho ricavato r meno r fratto n. La differenza angolare mi indica dove un numero ha la possibilità di essere divisibile per i numeri interi. Queste differenze angolari sono costanti e quindi utilizzabili in qualsiasi numero. Si nota che radice quadrata di n è il valore che divide in 2 il numero dei divisori di qualsiasi numero, cioè su queste rette sempre quella che indica la radice quadrata del numero che sto andando a analizzare mi divide in 2 da una parte e dall'altra sempre in ugual modo, e i numeri i divisori di un numero. E in due divisori di qualsiasi numero, e che quindi il numero di operazioni da eseguire per verificare se un numero è primo. Quindi mi basta verificare solo la parte con minori operazioni, col minor quantitativo di numero di operazioni per verificare se un numero è primo. Non mi serve verificare tutte le altre, dove ci sono, ad esempio, la differenza angolare da 156 a 312 mi basta un'operazione, lo stesso anche dal 104 al 156 un'unica operazione, al contrario avrei 156 operazioni o 52 operazioni sul numero 312. Suggerisco di guardare i miei video precedenti per capire meglio il concetto. Comunque spero di essere stato abbastanza chiaro intanto finora. Qui faccio vedere che cambiando anche il numero di operazioni, cioè 35, per verificare sul numero primo mi basterebbe verificare 5,92 operazioni, quindi 6 operazioni fino a qui per verificare se è primo. Noto che qui c'è già il 7, quindi non è di sicuro primo il 35. L'altra metà operazioni sarebbero le successive, dove le necessarie sarebbero fino a un valore di 2, cioè fino a qui. Quindi da 5,92 dalla sesta operazione ho un divisore qua che è il 7, sotto ho il 5, la settima operazione è il 5, quindi il 35 so già che guardando fino a qua ha il 7, il 5 e l'1 come divisori, non ne ha altri. 35, 7, 5 e 1. Qui provo a inserire un altro numero abbastanza corto, 31. 31 mi basterebbe eseguire 5,57 operazioni, quindi 6, faccio in eccesso, per vedere se il numero è primo. Vedo che da 31 fino alla quinta operazione, la sesta operazione, non ho numeri interi, quindi so che le successive saranno sicuramente non numeri interi, cioè con la virgola, quindi 31 è primo, dovrebbe essere primo, quindi... però io col metodo mio vedo che è primo, quindi speriamo che sia primo. 37, proviamo 37, bastano 6,08, in eccesso sarebbero 7 operazioni. Se il 37 è primo non ha numeri divisibili, non ha numeri interi fino alla settima operazione. Vedo che qui ha tutti i numeri con la virgola, quindi anche il 37 è un numero primo. Questo metodo qua l'ho fatto per andare ad analizzare numeri molto grandi, che riduco sempre di più la potenza di calcolo necessaria, riducendo sempre il valore che vado ad analizzare da questa parte qua, su R, e utilizzando la radice quadrata di n, cioè del numero che sto andando ad analizzare, mi riduco anche il quantitativo di calcoli per verificare se il numero è primo. Poi è utile anche per trovare tutti i divisori di un numero, cioè se voglio trovare un numero divisibile tipo 36, faccio numeri piccoli che viene più semplice adesso da vedere, 36 ha 36, 18, 12, 9, 6, 4, 3, 2 e da dopo il 2 c'è solo l'1 che potrebbe avere, che è qua la 36esima operazione. Un numero più grande, proviamo il 317, 317, invio, basterebbero 18 operazioni per testare se è primo, proviamo a vedere. 317 è primo anche questo numero qua, perché fino alla 18ª operazione vedo che ho tutti i numeri con la virgola, quindi secondo me senza dubbio è un numero primo. Proviamo più grande ancora, 3171, non so se i numeri sufficienti sul foglio Excel, però dovrei starci ancora dentro. 56esima operazione per verificare se è prima, ma vedo che già qua ho un numero divisibile, quindi questo qua è un numero sicuramente divisibile. Vediamo se ho dimenticato qualcosa. No, qui avevo fatto un esempio col 92, lo ridigito perché Excel crea problemi ogni volta che apro un foglio, però in teoria non ho dimenticato niente. Ok. Grazie per aver visualizzato il video e alla prossima!